La nostra playlist delle parole dei maestri con un altro brano tratto da questo testo di Thich Nhat Hanh, La pace è ogni respiro. È un testo che vi invito ad acquistare perché è veramente molto profondo e nello stesso tempo molto facile da utilizzare nella nostra vita quotidiana. Infatti il sottotitolo è Semplici esercizi per le nostre vite stressate. L'editore è Lindau. Oggi vi leggo questo: ascolto profondo e compassionevole. L'ascolto profondo è una pratica di meditazione che può portare a molti miracoli di guarigione. Pensate a una persona che abbia nel cuore difficoltà e sofferenze che nessuno è stato in grado di ascoltare o di capire. Noi possiamo essere il suo bodhisattva, una persona animata da grande compassione per tutti gli esseri viventi, che siede e ascolta profondamente per alleviare la sofferenza di quella persona. Dovremmo usare la consapevolezza per ricordare a noi stessi che quando offriamo a qualcuno la pratica dell'ascolto profondo, lo facciamo con il solo scopo di aiutarli a svuotarsi il cuore e a rilasciare il dolore. Quando rimaniamo concentrati su questo scopo, possiamo continuare ad ascoltare profondamente, anche se il discorso dell'altro contiene una grande quantità di percezioni erronee, amarezza, sarcasmo, giudizi e accuse. Se ascoltiamo profondamente, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra gentilezza amorevole e compassione, non ci irriteremo per quel che l'altra persona sta dicendo. Diciamo a noi stessi: povero, ha molte percezioni erronee, sta bruciando di rabbia e di dolore. Continuiamo ad ascoltare e poi, più avanti, quando si presenterà l'occasione giusta, potremo fornire all'altra persona informazioni più accurate per aiutarla a vedere più chiaramente la realtà. La rabbia e il dolore nascono da percezioni erronee. Quando riusciamo a ottenere un quadro più accurato della realtà, la nuvola nera della rabbia e della sofferenza si dissolve. Sapendolo, possiamo rimanere calmi e continuare ad ascoltare attentamente. Permettiamo all'altra persona di dire tutto ciò che le viene in mente. Incoraggiamola a buttare fuori tutto. Non interrompiamola, né cerchiamo di correggerla in quel momento. Un'ora di ascolto profondo come questo può ridurre di molto la sofferenza dell'altra persona e aiutarla a sentirsi più leggera. Ecco, l'ascolto profondo, come sottolinea il maestro Thich Nhat Hanh, vuol dire ascoltare in silenzio, vuol dire essere presenti, essere consapevoli, e vuol dire respirare mentre ascoltiamo che l'altra persona ci parla. E non parlare sopra l'altra persona, non esprimere giudizi, ma semplicemente essere presenti e ascoltare. Il maestro dice: se ascoltiamo profondamente con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra gentilezza amorevole e compassione, non ci irriteremo neanche se l'altra persona ci sta dicendo delle cose spiacevoli. Potremmo pensare con compassione che questa persona sta soffrendo, che questa persona ha molta rabbia dentro, ma questo possiamo farlo solamente attraverso l'ascolto profondo.